Ciao a tutti, per rendere omaggio al grandissimo scrittore cileno Luis Sepúlveda, ho scelto un passaggio tratto da Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza. Quando finalmente arrivarono alla radura, scoprirono che il freddo le aveva precedute e l'erba era schiacciata sotto un manto di brina. Ribelle non ricordava quante notti avessero dormito sotto le foglie. Sapeva solo che da quando avevano abbandonato la casa del Calicanto, il gruppo di lumache si era ridotto almeno della metà. Solo le più giovani l'avevano seguita fino in fondo e, allungando i cornini con gli occhi, osservavano il prato coperto di brina. Al centro del prato c'era un grosso tronco, forse un albero abbattuto dall'ira di un temporale, e lentamente, molto lentamente, vi si diressero. Mentre avanzavano, Ribelle si voltava indietro per vedere se le sue compagne la seguivano, e la scia di bava che si lasciava alle spalle le fece pensare a una traccia di dolore. Il tronco si rivelò un magnifico rifugio. Non fecero nessuna fatica a infilarsi là sotto, dove, oltre ad esserci la penombra e al necessario tepore che dà un senso di casa, crescevano erbe che non erano state bruciate dalla brina. Non erano erbe saporite, ma erano nutrienti, e le lumache mangiarono lentamente, molto lentamente, fino a sentirsi sazie. Allora si prepararono a passare la prima notte nella nuova casa, senza sapere se sarebbe stata quella definitiva o se era solo un angolo dove concedersi un po' di riposo per poi proseguire. Prima di ritirarsi dentro il guscio, Ribelle spiò la scia di bava che brillava sulla rugiada e stavolta pensò che, pur essendo una traccia di dolore, era anche una traccia di speranza, e chiamò le sue compagne a guardarla per non dimenticarla più. Il tempo senza misura degli esseri lenti dei prati trascorse in mezzo ad altra brina, alla neve e al gelo che le sprofondò nel letargo invernale. I loro corpi consumavano appena l'energia necessaria a respirare lentamente, molto lentamente, perché i loro cuori battessero lentamente, molto lentamente, e anche perché crescessero lentamente, molto lentamente. Alla fine di quel tempo senza misura, uscirono dal letargo e, quando si affacciarono ai gusci, la prima cosa che videro fu Ribelle assorta a guardare il prato. L'erba si innalzò invitante, i primi fiori selvatici aprivano i petali, c'era cibo in abbondanza, ma lo sguardo di Ribelle si posava là, dove avevano lasciato la scia di bava. Guardate, sussurrò Ribelle. Laddove avevano lasciato la scia, in lungo e in largo fino a scomparire vicino ai primi alberi del bosco, crescevano appetitose foglie di dente di leone. Hai mantenuto la parola, ci hai portato nel nuovo paese del dente di leone, disse una lumaca entusiasta. No, sussurrò Ribelle, ti sbagli. In questo viaggio che è iniziato quando ho voluto avere un nome, ho imparato tante cose, ho imparato l'importanza della lentezza e adesso ho imparato che il paese del dente di leone, a forza di desiderarlo, era dentro di noi. Concluse in un sussurro e lentamente, molto lentamente, se ne andò a mangiare insieme alle sue compagne. Grazie, Luis Sepúlveda.